Ritrovati, nuovo appuntamento col mondo Montefusto sul Pontino, la panoramica sul calcio a 5 dal Basso Lazio, dalla Serie B fino a di femminile. Andiamo con la Serie B, in effetti è stata una giornata di riposo per il Fondi Calcio a 5 che ha avuto una vittoria a tavolino contro... La Real Torgianese, l'abbiamo già detto tante volte, questa squadra eh, è stata declassata direttamente in, in, in serie eh, C1, quindi eh, la partita prevista con, fra la Fondi calcio 5 e la Real Torgianese non si è giocata, ma comunque la, il Fondi ha preso i tre punti a tavolino eh, previsti da calendario uno sguardo alla classifica Prato Rinaldo 43 punti ancora eh, comanda e poi c'è il Nova Caldi Sport 42 insieme a Futtan Isola la Fondi Calcia 5 a 6 punti la Retrocessa Rialto a ha 0 eh, eh, punti eh, la, eh, il prossimo turno in questo caso siamo sicuramente all'atto all finale di questo campionato, mancano ancora due giornate, poi si andrà a riposo. 22 giornate siamo alla ventesima, quindi sicuramente insomma, eh, diventa importante adesso cercare di costruire la squadra della prossima stagione. Prossimo turno il Fondi Casacinca andrà fuori casa contro l'Aquedotto, eh, quindi formazione di alto livello. L'Aquedotto è appunto eh, quarta in classifica a 39 punti, quindi non sarà facile per il Fondi Calcia 5 eh, fa risultare, ma sicuramente proverà appunto a fare bella figura. Gli altri incontri della giornata, Prato Rinaldo, Futsal Isola, Realtorgianese ATS, Forigno, il Nova Galli Sport, Futsal Ossi, Marana Nursia, eh, Elma eh, 01 contro Sporting Colleggiani e eh, appunto l'Acquedotto Roma contro Virtus Fondi Calcia 5. Quindi per questa panoramica appuntamento la prossima settimana. Passo adesso al calcio 5 di C1, al campione di C1. La Fondi calcio 5 fino a, il ginnastico studio, eh, studio fondi finalmente porta a casa una vittoria. Era prevista, essendo la squadra Easy Mad Porsche, ultima in classifica. quindi se non... Vinceva in questo caso sarebbe stata una situazione drammatica, quindi si capisce allora che la qualità della squadra non è da ultima in classifica per il Ginnastics 2 Fondi, ma è anche da eh, zona eh, playout. quindi bisogna cercare di venire fuori da questa situazione. 7 a 1, risultato finale contro l'Iri Med e Tivoli, eh, le reti, tripletta di Angeletti, doppietta di Saccaro e poi ancora Guastraferro sempre presente. Sono un paio di settimane che eh, continuo a segnare anche Guastafer. quindi eh, non si è fermato un bisecco. Ma comunque eh, l'importante è che eh, si va avanti con i risultati positivi. Gli altri incontri della giornata: Civitavecchia, Ardenza, Ciampino 2 e 4, Tradicoferentino 2. Capitolina 2 a 2, Lazio Calcetto, eh, Circolo Dennis 1 a 4, appunto Porsche, Easy Mad, di Porsche Tivoli, Ginnastica, Studio Fondi 1 a 7, Casal Torraccia 3 eh, a 1 contro l'Ido Ostia, Etelico Civarecchia, Mirafin 3 a 3, Albano contro Olympus 2 a 5, Futsal Palestina. Pomezia 4 a 3, la classifica vede il circolo tennis Euro comandare con 58 punti, segue Olympus 54, Ardenza 49 insieme a Lazio Calcetto, Capitanino 42, Ludo Ostia 41 e via via le altre. Ginnastica sulle Fondi adesso è a 31 punti, mentre la, la Tetra Cilecchia sotto eh, di lei ha 29 punti, l'Atletico Fentino 27 Civilevetti a 25, Albano 24, Pomezzi a 12 e Isimed Porsche Tivoli 6 punti. È un peccato che sabato scorso, non questo che parliamo, l'altro precedente, eh, se la squadra Fontana riusciva a battere. L'Atletico Fiorentino sarebbe stata sicuramente una classifica più interessante, ai limiti della possibilità di salvarsi direttamente senza passare per i playout, anche perché ricordo qui ne scendono due o tre e le altre quattro vanno appunto ai playout e quindi siamo intorno a quella situazione, quindi poi c'è il Casatorrazci con 36 punti e 5 punti in più su del ginnastico studio stu punti. Mancano ancora un po' di giornate, ma ehm, ripeto quella partita era sicuramente da vincere. Invece ehm, una partita non giocata bene e quindi giustamente eh, la situazione è diventata quella che è. Prossimo turno 22 marzo il Ginnastico Silio Fondi giocherà, fuori casa, giocherà scusate, in casa contro la Futsal Palestrina. Partita che eh, sulla carta si potrebbe anche vincere, anche se la Futsal Palestrina si trova a 38 punti, ma chiaramente stiamo parlando di pochi punti. Quindi se si riuscisse eh, tatticamente a fare una partita perfetta si potrebbe anche vincere, fare una salita. Sicuramente eh, in classifica sarebbe molto interessanti, quindi ripeto, le posizioni dirette sono tre e quattro sono quelle che parteciperanno ai pre-out, facendo i conti con la classifica si capisce che il, il Ginnastic Studio Fondi è comunque dentro la zona pre-out. Speriamo bene, quindi appuntamento alla prossima settimana per, per commentare, speriamo una vittoria del Ginnastic Studio Fondi. il campionato di c2 girone c ha visto naturalmente la goleata come previsto del Minturno di andrea Gardile che batte per 13 a 0 i città di latina città di pontinia eh, tre per di Stasio e alves doppiette per colacicco e riso e una rete a testa per moera faria e eh, stanziali quindi una partita tranquilla, come tra l'altro sarà tranquilla quella di Coppa contro il Football Club, quindi sicuramente insomma, il rimintorno sta chiudendo la stagione in modo sicuramente maestoso. Una squadra che non ha, non ha avversari, quindi difficoltà zero per vincere le gare sia in casa che, che fuori casa. Quindi... Importante adesso chiudere in bellezza con record, eh, sotto record, quindi vedremo insomma come sarà il eh, proseguo. Male invece per il Terracini che perde in casa contro il CCP 1987, quindi ancora qualche problema per il Terracina di Luca Cardillo. 5 a 3 il risultato finale, come del resto ha perso la città di Venturno Marina, ma qui parliamo di una squadra, eh, anzi in questo contesto c'è stato anche... Una certa reazione, 6 a 4 risultati finali rispetto al 6 a 1 di sabato scorso in casa. Quindi, si significa che comunque la squadra ha risposto alle stimolazioni del tecnico Gian Piero De Clemente. Quindi, è eh, importante adesso proseguire nel modo giusto. Gli altri, gli altri risultati: Vigor, Cisterna, Atletico, anzi Gravino 5 a 5, Riacca Fontana Serfontana, Città di Cisterna 2 a 1. Eh, poi ancora Rigoso, la periglia Connect 7, 6, 6, 5, ben contro Pontina puzzal 3 a 1. La classifica vede il Minturno con 56 punti, Real Casel Fontana 54, a seguire anni Nuovi Ciampini 47, poi aprile 40, 30 punti per eh, CCP 1987, eh, Terracina 26, Città di Minturno Marina 22, Città di Cisterna 21 e eh, Città di Ariana 20, Pontina Putsal. 8 punti. Quindi anche in questo caso la Città di 21 speriamo insomma, che non, non vada eh, troppo giù per perlomeno disputare la, eh, i playout per restare in questa eh, categoria. Per il prossimo turno, il Città di 21 ancora fuori casa contro Città di Latina il Terracino fuori casa contro Città di Cisterna e il Minturno ancora in casa contro il Verdi. Quindi mi sembra una giornata che eh, per il Minturno no, dovrebbe, dovrebbe avere pochi, pochissimi problemi. Andiamo alla serie C femminile, un campionato che eh, sta via via eh, concludendo con una salvezza eh, sicuramente prospettata da parte del tecnico fondano Ciro Iori, quindi la Miss Fondi che vince la sua partita in casa contro 12 80 anche questa partita all'andata fu rinviata posticipata e cose varie poi venne, venne sconfitta appunto la vista fonti a roma eh, 3 a 2 risultato finale frutto di tre eh, gol ad opera di centola di mascolo, di mascolo e claudia testa che si sta facendo rispettare infatti 30 punti in classifica per lei: Bomber Fondana che è distanziata comunque di 12 gol rispetto alla serena stravioli della Rosa Leventi. la classifica 58 punti per Virtus Campino, eh, Football Club. Scusate, Campino 57, poi via SC Coppa d'Oro 53. E 12 80 46 quindi squadra battuta dalla Vicefondi quindi comunque la qualità della squadra fontana non è sicuramente malvagio la Vicefondi ha 33 punti mancano ancora 5-6 punti per poi festeggiare la salvezza matematica in queste campionate e avremo sicuramente proveremo a avere il mister Iorio per commentare questa prima stagione positiva in serie, C ma aspettiamo comunque la salvezza eh, matematica. L'ultima in classifica è quella Monti Fasconi con 7 punti. Il prossimo turno eh, è ancora eh, fuori casa contro la Prima della Classe Football Club Roma, quindi complicata la partita, ma eh, sicuramente la Vizfondi ci proverà appunto a portare a casa eventualmente un risultato Positivo. Appuntamento anche per questo campionato. Alla prossima settimana, la panoramica finale sul, sulla Serie D: eh, maschile e femminile. Abbiamo il girone, B, girone A. Scusate, che la partita al derby fra eh, Real Terracina e Virtus Terracina. Eh, è stato eh, sospeso sul risultato di 6 a 2 quindi vedremo insomma nelle prossime settimane che cosa ne verrà fuori se è successo qualcosa di importante in questa gara oppure c'era un po' di eh, nervosismo ma chiaramente eh, l'arbitro ha eh, deciso di spostare il tutto alla prossima, eh, alla prossima volta la classifica non cambia quindi la potegora 47 unità da previa 46 Real Terracina 37, la Virtus Terracina si trova a 12 punti, eh, vediamo il prossimo turno con il Real Terracina fuori casa contro l'Accademia eh, Sport che è partita certamente alla portata essendo la squadra terracinese in fase di eh, ripresa importante, invece la Virtus Terracina si trova giocherà in casa contro lo Sporting Giornali Susse, squadra attualmente al terzo posto post in classifica quindi... Complicata la, con la situazione per poter portare un risultato positivo. Per il girone B eh, abbiamo le capoliste che continuano a marciare spedite eh, verso la vittoria finale. È chiaro che tutti si aspettano il crollo della Fondi che, comunque, anche se di misura ha battuto l'Atletico Marano per 1-0. Quindi prestazione positiva da parte della squadra di Giuseppe Di Tucci. Qualche problema, forse per l'avviso fondi di eh, Fabio Padula eh, l'Old Range batte per 7-1 in trasferta appunto alla Vendotene 7-2 scusate e quindi eh, sarebbe 7-1 il risultato con, in finale qui c'è un errore su, di stampa eh, che vince per la senza difficoltà anche se la parte iniziale ha avuto qualche problema a finalizzare il gioco la Tegua Gaeta eh, con il solito Sorrentino che ha una doppietta vince per 4-2 a Sperlonga, parità fra DLF Formia eh, e Formia. 5:5:5, come tra l'altro, il pareggio fra Tre e Sporting Terracina. Ha sorpreso la vittoria del San Giovanni Spigno fuori casa contro pallavagnoli per 7 a 2, e, eh, come tra l'altro, il pareggio fra Olympus e Virtus Fondicate 5. Ma questo è un risultato che conta poco, quindi a livello di classifica. Eh, non è eh, un, una partita che conta, ripeto a livello di classifica. E eh, quindi eh, la classifica che ne scaturisce, la Vis Fondi 47, segue Old Ranci Atletico Grete 44, San Giovanni Spigno 31, Olympus 26 Palla Vagnoli 25, eh, Fondi 5, eh, scusate, Atletico Sperlonga 23, Sporting Terracina 22, eh, Atletico Maranolo 21, Tremensuole 19, DLF Formia 11, Formia 105 Calcio 9, eh, Associazione Sportiva Ventotene e appunto Fondi Calcio 5 ancora a 0 punti. Ma ripeto, Fondi 5, eh, Virtus Fondi Calcio 5 non conta, quindi è fuori classifica, quindi qualsiasi cosa che faccia non, eh, è eh, calcolabile. Prossimo turno la capolista eh, Bisfondi andrà fuori casa contro San Giovanni in Spigno, mentre l'Atletico eh, Gaeta non andrà ai punti giocando appunto con, con l'Avetuso Fondi, mentre l'Olderance se la vedrà col DLF Formia Calza 5. L'Atletico Marano, Marano giocherà contro il Tre Mensori, il Formi 105 contro l'Atletico Perlonga e lo Sporting Terracina contro la S-22. Quindi sicuramente eh, un finale interessante. Siamo alla 19 giornata e quindi bisogna solo eh, capire se la Miss Fondi con, il, con la vittoria sita di eh, sabato scorso in caso Marano è in difficoltà oppure? È stata una partita storta e non è riuscito, non è riuscito a finalizzare la mole di gioco che eh, è riuscita a fare per la serie di eh, femminile. Le squadre che ci interessano, appunto, la eh, Teleco scusate ha battuto la Ginnastica sui fondi per 4-1. Rete di Capomaccio Spignese, Trocchia e Autorete. Per la, la squadra Fondani, in rete Roberta Aprà Quindi, eh, importante questa vittoria scaccia crisi come si vuol dire dopo le varie sconfitte. Ma è chiaro che stiamo parlando di squadre che eh, sono al primo campionato di Serie D e la differenza tecnica si vede. Quindi probabilmente la Ginanza di dei Fondi è al di sotto come livello tecnico rispetto all'Atletico, ma l'Atletico è al di sotto del Formio 905 che sta comandando questo girone e ha vinto in casa contro il Prevenno Lepini per 2-1 grazie alla doppietta di Roberta eh, Romano. Non si è disputata la gara San Giovanni Spegno-Brocostite, quindi aspettiamo notizie per capire eh, quanto, eh, verranno, eh, quando verranno giocate e il risultato che eh, ne scaturirà. La classifica tre squadre in primo in classifica con eh, 51 punti che sono Liri, eh, Formia 95 e 14, a seguire Agosapile 43, distacco di sicuramente importante, Atletico Rocca Massimo 39, Priano Lepini 35, e poi c'è Atletico Reta 15, San Giovanni Spigno 9, chiude la classifica del Ginnastica studio Fondi con eh, 4 punti. Vediamo il prossimo turno, anche in questo caso ehm, la, eh, siamo anche in questa caso alla 19 giornata. Il Giulianella giocherà in casa contro l'Atletico Gaeta, Ginnastico Surafondi e Atletico Rocca Darce e ancora Form 105 fuori casa contro l'Atletico Rocca Massima, San Giovanni Spigno in trasferta contro l'Igos Aprilia. Gli incontri mancanti i Pini Lì di Calcio 2013 e Cervaro eh, Vittorio Broccostella e Atletico Cisterna Torice. Quindi La monoramica l'abbiamo fatta, quindi sicuramente insomma, eh, un, un resoconto che eh, ci ha fatto capire che cosa è successo in questa eh, settimana di calcio a 5. Eh, vediamo adesso il servizio a cura di Mondo Futsal di Latina, del um, torneo che ci si è svolto all'All Star, che si è svolto al, al Palasport di Latina, eh, organizzato appunto da Mondo Futsal TV e Mondo Futsal Sud si, è eh, si sono disputate le gare fra eh, le squadre, i giocatori del Girone A e Girone B di Serie D e noi vediamo il servizio a cura appunto di Mondo Futsal di Latina. Amici di Mondo Futsal, benvenuti a questo nuovo importantissimo appuntamento. Siamo al Pala Bianchini di Latina, si sfidano le All-Star, è il momento culminante di una bella giornata di sport organizzata dalla Broker Sport e da Opes Italia, il Comitato Provinciale di Latina, Calciando Opes, questo è il nome dell'evento che culmina questa sera al Pala Bianchini con la sfida tra le All-Star tra i migliori giocatori dei due gironi di Serie D, girone A quello nord per intenderci il girone B con i vari protagonisti giunti appunto dal sud Pontino arbitra nel match i signori Adriano Capuzzo e Pierluca Terminiello opportunità di ripartenza per Ciuffa la conclusione, l'uscita provvidenziale da parte del portiere Francesco Grasso ripartono allora i blu con Piovesan il pallone in mezzo e si sblocca il risultato, l'assist di Piovesan sfruttato a meraviglia sotto porta dal numero 4 Luca Galletti, mentre si chiude il primo tempo, un primo tempo equilibrato, meritati. Gli applausi del pubblico per i protagonisti di questa prima parte del match tra all Star Nord e Sud di serie D. Iniziato il secondo tempo della sfida tra le all-star di gironi A e B di serie D di Calcio 5, numero 7, Ervio Passannante della Visfondi. Attenzione, intanto c'è Zappalà che si supera. Sull'intervento di Vlado, applausi per il portiere. Ancora un intervento importante. L'abbiamo proposto in questa, eh, l'abbiamo parlato e presentato in questa occasione. Eh, ma... Tanto scusami, arriva il pareggio di Gionti, se non andiamo errati il pari meritato direi assolutamente meritato per il Sud Pontino una bella conclusione della posizione di filata ad opera di Gionti arriva dunque l'1 a 1 per il Sud Pontino e allora sì, potete trovarlo su mondofutsalsocial.net lì c'è questa possibilità di iscriversi e appunto eh, anche chi non fa parte di questo mondo potersi proporre anche il gol dell'immediato sorpasso pareggio e sorpasso per il Sud Pontino e se non andiamo a Rati... no è stato Sorrentino è stato Sorrentino a siglare il secondo gol dei Bianchi. Dunque terminato il secondo tempo bisognerà giocarne un terzo. Da... Un terzo da 20 minuti. Vediamo adesso come va a finire la partita. Iniziata la terza e ultima frazione di gioco di questo appassionante All Star tra i protagonisti del campionato di serie D. I due gironi, girone A, maglia blu contro il girone B, maglia bianca. Ebbene il sud Pontino ha centrato il... L'aggancio e poi il sorpasso nel corso del secondo tempo con Giovanni e Sorrentino. Grazie, grazie a Declemente De Clemente per questo suo intervento. Intanto, qui stiamo assistendo a una terza frazione di gioco assolutamente frizzante e pirotecnica. E proprio adesso arriva il gol del pareggio del Nord Pontino realizzato da, Piove, da Pigini. Se non andiamo errate, è così. Dunque 2 a 2. tempo tra il sedicesimo e il diciassettesimo minuto. L'1-2 micidiale del Sud Pontino. Ma adesso arriva il sorpasso ancora, pareggio e controsorpasso. Dunque ad opera dei blu con la doppietta di Pigini. Ora la conclusione della distanza ad opera di Mauro Cardillo. Pallone intercettato. E allora i blu possono approfittarne. Con questa grande conclusione. E il 4 a 2. Firmato proprio. Da Del Ferraro, ne approfitta dalla Zanna. Poi questa conclusione che scheggia la traversa, applausi, applausi per l'autore di questo tiro. Il numero 4, Luca Galieti, lo riesce comunque a sfondare in avanti sul pontino. Anzi, c'è questo gran controllo del gol, tutto al volo, splendido. Lo stop in corsa e la conclusione angolata. Fallisce però la ripartenza al nord con questo tiro dalla distanza, e poi ancora il pallone deviato da Masullo, e allora c'è la ripartenza dei blu con Vitelli. Vitelli la conclusione angolata, ha segnato la quarta rete e Vitelli ha completato il tutto con il gol del 5 2. Adesso un colpo di tacco sotto porta per un attimo. Napolitano era riuscito a intervenire, ma il gol è stato ancora di Vitelli, proprio sul triplice fischio. Dunque finisce 6 a 2, applausi strameritati per tutti i protagonisti di questa gara. e Dunque chiusura in bellezza per questa bella giornata di sport al Pala Bianchini. I rappresentanti del Nord Pontino del Girone A vincono 6 a 2 in questa sfida all'All all Star, ma tutti bravi, tutti da applaudire in questa serata. Mi sembra che è tutto anche questa settimana, appuntamento quindi alla prossima volta, sempre da TeleGolf, sempre con Montofuzza a Sud Montino. Buonasera a tutti.